Mi diceva: "Sveglia, oggi è il primo giorno di scuola." Mi alzai di scatto, molto preoccupata. Cominciai a vestirmi con molta fretta. Andammo a scuola perché non volevamo fare tardi. Quando arrivammo, non volevamo quasi staccar via dalla mamma. Ma appena sentì la campanella suonare, lei mi disse: "Devi andare." Davanti al portone c'erano moltissimi bambini e mi confusi con loro. Per il peso dello zaino e gli altri che spingevano, quasi cadevo, ma cercai di superare tutti e fortunatamente ci riuscii. Appena entrata nella scuola, vidi delle scale e un corridoio lunghissimo. Stavo per salire le scale quando un custode mi chiese: "Sei di prima? Allora devi andare là." Io, delusa, avanzai lungo il corridoio. Proprio l'ultima stanza della mia classe. Dentro c'erano due maestre molto simpatiche che mi accolsero a braccia aperte. Subito pensai: è cominciata bene a scuola. Bravo, perfetto, bravo.